Bentornati al nostro appuntamento settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziarie della settimana che è appena passata. Questa è la rubrica per chi vuole tenersi sempre informato su investimenti, finanza e mercati finanziari. Questa è Buonanotte Mercati, ma vi dico tutto quello che è successo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati su Io Risparmio. Io sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della Porta Accanto, nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi. Come ogni lunedì, Buonanotte Mercati vi dà un'analisi sintetica e veloce della settimana precedente. Parliamo di mercati, economia, finanza e notizie importanti che possano aver impattato gli investimenti, ma soprattutto la nostra vita sociale. Come sempre ne parliamo in maniera distaccata dando numeri e non sensazioni. Cominciamo. Tra le notizie più importanti della settimana, la prima è che una corte federale d'appello degli Stati Uniti d'America venerdì ha sospeso il divieto della Food and Drug Administration sulla vendita di sigarette elettroniche da parte di Juul Labs Inc., dopo che la società ha presentato ricorso contro l'ordine dell'agenzia sanitaria e ha affermato che il divieto gli avrebbe causato dei danni irreparabili. La Corte degli Stati Uniti d'appello per il circuito di Distretto di Columbia ha affermato che lo scopo della sospensione era di concedere alla Corte il tempo sufficiente per considerare il briefing di Juul per la revisione di un'emergenza e non per una decisione in merito a tale mozione. La società che produce sigarette elettroniche ha anche lavorato con i suoi consulenti legali su opzioni che includono una possibile dichiarazione di fallimento se non è in grado di ottenere sollievo dal divieto del governo, ha riferito almeno questo il Wall Street Journal, citando persone che hanno una familiarità con la questione. La seconda notizia riguarda Raytheon Technologies e Northrop Grumman Corporation, che hanno vinto contratti statunitensi per continuare a sviluppare missili per intercettare armi ipersoniche. Questo è quello che ha affermato venerdì il Pentagono. La decisione significa che Lockheed Martin, l'appartatore della difesa statunitense, il numero uno al mondo, che era stato in competizione per un contratto, è stato eliminato per ora dal programma che è multimiliardario. A novembre le tre società si sono aggiudicate contratti separati per un totale di circa 60 milioni di dollari per lo sviluppo di un intercettore guidato da una costellazione di satelliti e sensori per intercettare un missile ipersonico all'interno dell'atmosfera terrestre. La terza notizia riguarda il fatto che un giudice statunitense venerdì ha rifiutato di archiviare una causa da 6,4 miliardi di dollari che accusava Bristol Myers Squibb di aver ritardato il suo farmaco contro il cancro Breztri per evitare i pagamenti agli azionisti dell'ex Calgene Corp, che il produttore di farmaci ha acquistato per 80,3 miliardi di dollari nel 2019. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Jesse Furman a Manhattan, ha respinto l'affermazione di Bristol Myers di non essere mai stata adeguatamente informata della sua presunta inadempienza sui suoi obblighi di fusione da parte di UNB Bank N.A., il fiduciario che rappresenta gli ex azionisti di Calgene. Bristol Myers e i suoi avvocati non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento e il caso è nato dall'accordo della società di pagare agli azionisti di Calgene, che detengono i diritti sul valore contingente, un extra di 9 dollari per azione, in contanti se avesse ottenuto l'approvazione dagli Stati Uniti d'America entro scadenze specificate per Breyanzi e altri due farmaci di Calgene. Sebbene i due farmaci siano stati approvati entro le scadenze, la OMB ha affermato che la società con sede a New York non ha utilizzato gli sforzi diligenti, la due diligence, richiesti per ottenere l'approvazione per Breyanzi entro il 31 dicembre del 2020 e ha raccolto un colpo di fortuna, così come viene definito dal giornale, evitando gli extra pagamenti. Il fiduciario ha affermato che Bristol Myers ha ritardato la presentazione di informazioni critiche alla Food and Drug Administration statunitense e non ha preparato i suoi impianti di produzione per le ispezioni. Andiamo a parlare di numeri adesso, che questa settimana tornano a dare dei riscontri positivi, recuperando qualche perdita dal rosso che è iniziata dal 2022, dall'inizio dell'anno. Il migliore è il Nasdaq, che chiude la settimana a un più 7,49%, seguito dall'S&P 500 che dona un più 6,45% e poi il Russell 2000 che chiude la settimana con un più 6,01%. Ultimo, ma non perché sia andato male, il Dow Jones che chiude con un più 5,41%. Per quanto riguarda gli indici mondiali, il peggiore in assoluto è il Tada Wool All Share che perde il 4,34%, seguito dal Kospi coreano che perde il 3,05% e poi dal Karachi 100 pakistano con un meno 2,58%. A parte gli indici americani, continua la cavalcata crescente dell'indice russo RST con un più 7,57%, seguita dall'OMCX 25 danese con un più 5,17% e poi dalla AEX dei Paesi Bassi con un più 3,86%,
Il nostro amato FTSE MIB questa settimana chiude in territorio positivo con un più 1,52%. Per quanto riguarda i settori migliori e peggiori del panorama statunitense, questa settimana si torna nella normalità, con settori che sono sia positivi e negativi. Il peggiore è la silvicoltura con un meno 5,8%, seguito dal settore delle spedizioni, lo shipping, con un meno 5,3% e poi i servizi energetici che chiudono a un meno 4%. Tra i settori migliori invece questa settimana viene guidata dal settore auto che guadagna un 13,40%, seguito poi dai personal products con un più 12,9% e poi dal water utilities con un 10,9% di segno positivo. Chiudiamo come sempre col mondo cripto che tornano in positivo questa settimana, fortemente legati come sempre in quest'ultimo periodo ai mercati mondiali, in particolare a quello statunitense. In generale il total crypto index stock market inclusivo di Bitcoin guadagni totale un più 5,84% alla data di oggi, 25/06/2022, giorno in cui sto preparando questo video. Ethereum sempre ad oggi guadagna un 13,70%, mentre Bitcoin si attesta intorno al guadagno del 4,25%. Tra le grandi, le risalite sono maggiormente con Solana, che registra un più 38,66%, poi la famosa Shiba Inu, la meme coin, che guadagna un 42,17%, e poi Polygon, che sfiora il più 58%. Ma in linea generale vediamo tutte risalite in questa settimana. È il momento di svolta oppure solo un fumo degli occhi per quanto riguarda il mondo cripto? Bene, eccoci arrivati alla fine del mini aggiornamento dei mercati della scorsa settimana. Come sempre ci facciamo la stessa domanda: dove ci porterà il futuro, i mercati e i rendimenti? Noi non lo sappiamo, ma con questa rubrica che guarda al passato cerchiamo di capire cosa vogliono dirci oggi i mercati nel presente e dove vogliono portarci domani nel futuro. Spero che come sempre questo contenuto sia stato di tuo gradimento ed apprezzato. Se così fosse, per favore fammelo capire e fallo capire anche all'algoritmo di YouTube, lasciando un bel pollice in su ed un commento. Inoltre, se sei nuovo sul canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun video successivo. Buonanotte mercati, ritorna lunedì prossimo come ogni lunedì e noi invece ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!